Welcome to the Startup Grind. Benvenuti a Startup Grind Milano e Sada Lumi a questo evento con Vincenzo Ferrieri. Inizierei a fare un applauso. Ciao a tutti. Ringraziamo per la partecipazione a questo evento, fatto da due associazioni, fatto da due gruppi di persone, un mondo di startup e un mondo degli ex alunni di Esade. Prima di iniziare ho bisogno di ringraziare una persona, Riccardo, la persona che ci ha aiutato a far accadere tutto questo. Quindi Riccardo, vieni un attimo e ti regalo un regalo da Esade. E dobbiamo ringraziare Riccardo perché siamo qua in Google Italy grazie a lui. Io sono Andrea Bifulco e coordino il Startup Grind Milano e il chapter di Esade Alumni Italy. In due parole, Startup Grind è una comunità di imprenditori o di persone che hanno interesse nel mondo delle startup. Abbiamo avuto come nostri speaker da Massimiliano Magrini a Vincenzo Ferrieri. E dall'altro lato invece Esade Alumni è un'associazione di antichi alunni dell'Università di Barcellona che si chiama Esade e organizziamo eventi una volta al mese più o meno. In tutto ciò devo ringraziare Lorenzo, Elena e Andrea per la collaborazione nell'organizzazione dell'evento e diciamo che possiamo iniziare. Alla fine dell'evento ci sarà un buffet, come potete vedere sulla vostra destra, sulla vostra sinistra, e come dicevo all'inizio, in questo stabile il vostro network del cellulare non funziona, quindi se volete utilizzare internet ci sono le password del wifi su entrambi i lati. Ultima raccomandazione e poi iniziamo, ci sono degli hashtag dietro di noi, utilizzateli per tutti i vostri post, i vostri tweet e tutto quello che volete fare. Avremo un Facebook Live a breve e divertiamoci. Bene, vogliamo iniziare? Iniziamo. Ah no, non ho detto la cosa più importante. Cosa è portato per la fine? Ah, c'è il gelato. C'è il gelato. Sperando che non si sciocco, ci siamo inventati l'impossibile per portare. Bene, allora Vincenzo, iniziamo con la cosa più semplice. Un pitch di Vincenzo in 60 secondi. Chi è Vincenzo Ferrieri? Ma ragazzo che si è trasferito a Milano per studiare, ha fatto l'università qua, ha fatto economia alla Bocconi. Ho intrapreso poi un percorso in finance perché ho lavorato in una banca d'affari, poi in un fondo di investimento e alla fine ho deciso di fare un'attività imprenditoriale insieme con la mia famiglia, perché fondamentalmente la mia famiglia già faceva questo da diversi anni, aveva una pasticceria giù a Napoli e quindi ho deciso di prendere un po' quel know-how e provare ad abbinarci una serie di idee, un'idea appunto che avevo in testa. Che cos'è il cioccolato italiano allora? Oggi cioccolati italiani lo definiamo come il mondo del cioccolato declinato in gelateria, pasticceria, caffetteria e design. In realtà cioccolati italiani è una catena di ristorazione organizzata, come si definisce oggi, che mira comunque a essere una catena quanto più internazionale possibile e avere punti vendita in tutto il mondo. Le domande che mi da solo, che vuol dire tutto il mondo? Dove siete in questo momento? Vuol dire tutto il mondo. Oggi siamo in Medio Oriente, in Albania, quindi come paesi al di fuori dell'Italia, abbiamo 20 punti vendita e quando dico tutto il mondo dico veramente tutto il mondo, cioè nel senso che io credo ci siano delle potenzialità enormi, vedo che ci sono altri format di ristorazione simili al nostro, comunque simili, che hanno un concetto simile, che partono da un unico prodotto come per noi il cioccolato, che veramente hanno sviluppato tutto il mondo, quindi parliamo di 1000-2000 punti vendita. Bene, allora cioccolati italiani, come è nata, che cosa vuol dire appunto la parola cioccolati italiani? Questa domanda è abbastanza, spero di non annoiarvi, provo ad essere quanto più sintetico possibile. Cioccolati italiani è nata perché fondamentalmente la mia idea era quella di creare una catena nel mondo della ristorazione. Volevo sfruttare quello che erano le competenze, no, della mia famiglia, che quindi era un know-how soprattutto dedicato al mondo della pasticceria e della caffetteria, ma volevo anche creare un processo che potesse essere standardizzabile e quindi riproducibile e quindi esportabile. Da lì una serie di ragionamenti su quali fossero i prodotti migliori da standardizzare e quindi da esportare in giro per il mondo, l'idea principale era quella di focalizzarci sul gelato. All'epoca partiva Grom, quindi era praticamente il first mover, tutti lo vedevano, tutti provavano a copiarlo. Inizialmente la nostra idea era quella di fare appunto una gelateria.
A differenza di Grom, mi ha sempre spaventato il modello di business legato solo al gelato, quindi mi spaventava fondamentalmente la stagionalità del business. E da lì quindi l'idea di cercare un prodotto per rendere il business quanto meno stagionale possibile. Da lì quindi appunto l'idea del cioccolato, e quindi poi sotto il cappello del cioccolato man mano tutte le idee, quindi l'idea di declinare appunto sotto quel cappello appunto quelli che erano i prodotti tipici della somministrazione italiana, quale il gelato, il caffè, la pasticceria e addirittura la cucina. Questo ci ha permesso di creare un modello di business destagionalizzato, dei punti vendita che fatturano tutto l'anno, ma soprattutto di avere tanti mercati aggredibili. Cioè, nel senso, io dico sempre che noi abbiamo un format che è scalabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un format che si può esprimere in realtà in 60-80 metri quadri, magari esprimendo solo, cioè creando solo prodotti legati al mondo del gelato e del cioccolato. Un format che magari si può esprimere in 800 metri quadri, così come stiamo facendo oggi in Arabia Saudita, dove in realtà possiamo ampliarlo fino alla ristorazione, sempre ovviamente rimanendo legati a quelli che sono i valori del cioccolato. Benissimo. Qual è il prodotto che si vende più durante l'inverno? Allora, durante l'inverno sale, diciamo, tutto il mondo del cioccolato, e quando parlo del mondo del cioccolato in realtà mi riferisco alle cioccolate calde, a tutti quei prodotti di pasticceria legati quindi al cioccolato, come possono essere le torte, le crepe, i waffle. Mentre invece ovviamente durante il periodo estivo sale tantissimo il mondo del gelato. E come è iniziato il tutto? Qual è stato il primo momento? Mi sei svegliato un giorno e hai detto oggi è la prova italiana? No, in realtà è nato dalla... ne parlavo spesso con mio padre, l'idea era quella appunto, io dicevo sempre a papà tu ti devi trasferire a Milano, puoi stare a Napoli, io ormai vivo qua, se dobbiamo fare qualcosa insieme devi venire a Milano. Da lì mio padre dice ok, facciamo una cosa, trovo un locale a Milano e facciamo qualcosa insieme. Da lì quindi mi sono messo in cerca, ho iniziato a cercare un po' di punti vendita, ho trovato un locale, ho chiamato mio padre e ho detto secondo me questo è il locale giusto, si può iniziare da qua. Bene, cosa facciamo? Cosa non facciamo? Facciamo una gelateria. E da lì tutto quello che vi ho già raccontato. Molto molto bene. Passiamo invece sul mondo del fare impresa in Italia, quindi fare startup, fare comunque cercare di imprendere in un mondo dove le leggi o comunque l'ecosistema non è molto favorevole. E si leggeva negli ultimi mesi che il numero di investimenti in startup negli UK in un mese è superiore a quello che avvengono in Italia in un anno. Com'è stato? È stato molto difficile? Avete cercato finanziamenti? Tu lavoravi nel mondo della finanza, quindi comunque venivi da un mondo, da quel mondo lì. Sì, ma comunque non mi ha pensato nessuno, anche se venivo da quel mondo lì. Cioè in Italia è difficile, c'è poco da dire. Noi siamo partiti con un 50% di equity, quindi per questo mi considero comunque una persona fortunata, perché ho avuto alle spalle una famiglia che ha creduto in quello che era la mia idea, comunque la nostra visione, e ho il 50% di debito sul canale ordinario, quindi attraverso dei leasing, dei finanziamenti standard. Però è difficile, perché anche per ottenere quel 50% di debito, ovviamente in Italia è complicatissimo, nonostante tu metta appunto una buona parte di equity, fai veramente fatica quando sei una newco, quando sei una startup. La verità, la soluzione non ce l'ho, altrimenti sarei una persona molto molto fortunata. La verità è che bisogna avere il coraggio, secondo me, di puntare nel proprio idea, soprattutto per una cosa che magari in Italia sia un po' di meno, riuscire magari a fare associazione, quindi trovarsi dei partner giusti, avere il coraggio magari anche di condividere la propria idea con delle persone che magari possono condividere la propria visione e fare squadra e cercare di accumulare quanto maggiore equity possibile. Molto bene. Hai detto Italia, hai detto all'estero, che cosa è successo? Come mai hai deciso di andare all'estero invece di aprire un altro punto a Roma o in un'altra città? Allora, devo dire la verità, quando abbiamo creato il marchio l'idea è sempre stata quella di internazionalizzare l'azienda, quindi abbiamo già creato un marchio pronto per essere esportato. Oggi è quasi banale, avere, diciamo, nel marchio la parola Italia, specialmente se si parla di food. Devo dire che 8 anni fa, quando l'abbiamo pensato noi, è stata secondo me una scelta molto, molto azzeccata e anche molto pionieristica, nel senso che Italy esisteva ma lo conoscevano in pochi, l'Expo era qualcosa di lontanissimo e nessuno sapeva che sarebbe stato sul food. Diciamo che secondo me creare quel marchio cioccolati italiani ci ha aiutato tantissimo a internazionalizzare l'azienda. Come è avvenuta la cosa? La cosa è avvenuta assolutamente per opportunità, nel senso che noi, avendo comunque delle risorse limitate,
abbiamo praticamente solo colto le opportunità. Quali sono state le opportunità? Partner stranieri, grandi gruppi stranieri che appunto già lavoravano nel mondo del food retail, che sono venuti a chiederci appunto la licenza del marchio. Da lì quindi abbiamo analizzato le varie opportunità in vari paesi e poi abbiamo deciso piano piano di chiudere gli accordi di master franchising. Per essere chiari, un accordo di master praticamente vuol dire che abbiamo dato l'esclusiva a un unico operatore per una determinata area, che quindi ha preso l'esclusiva per quel territorio e ovviamente si è impegnato a rispettare un piano di aperture predeterminato in fase contrattuale. È stato difficile. È stato complicato, nel senso che non mi vergogno a dirlo, ma le prime richieste sono arrivate da paesi che nemmeno conoscevo, cioè tipo Riyadh, Arabia Saudita o Kazakistan, non so, il Kuwait, cioè il mio primo viaggio è stato in Kuwait, quindi io non pensavo mai di finire in Kuwait a negoziare un contratto di internazionalizzazione con un punto vendita aperto. Sì, è stato complesso, però diciamo che l'abbiamo fatto, nel senso che secondo me abbiamo scelto la strada giusta, cioè meglio, il canale giusto, che è quello del master franchising. È stato complesso perché comunque internazionalizzare l'azienda vuol dire anche comunque adattare il concept, vuol dire ovviamente iniziare a esportare tutta una serie di prodotti che quindi creano delle complessità non banali. È vero pure che però è secondo me la cosa principale da fare, nel senso che secondo me quello che manca di credito italiano è proprio il coraggio di andare all'estero. Questa è una cosa che invece noi abbiamo sempre avuto. E qual è stato il più grande problema appunto che hai trovato nell'internazionalizzazione? O meglio, da un lato l'opportunità, e qual è stato il più grande problema? Ma è l'approccio culturale al business, cioè è completamente diverso sia il modo di negoziare, sia i tempi, sia ovviamente le modalità di fare business. Cioè noi, almeno comunque nella mia azienda, si cerca comunque di attuare un metodo molto di programmazione, quindi basato su dei planning abbastanza dettagliati, cerchiamo, anche perché altrimenti andiamo in difficoltà, non siamo una struttura gigantesca, per esempio quest'anno stiamo gestendo, comunque abbiamo gestito 10 aperture contemporanee. Dall'altro lato, i paesi che abbiamo approcciato noi, come quelli del Medio Oriente, hanno una propria filosofia molto più partenopea, direi io, quindi molto più lenta, molto fatta più sulle relazioni che sui contratti, e quindi la difficoltà principale è stata fondamentalmente quella, al di là poi di tutti gli aspetti burocratici legati magari all'esportazione di prodotti alimentari, che ovviamente ci hanno fatto veramente piangere sia dal punto di vista dell'Italia sia dal punto di vista appunto dei paesi del Golfo. Prima, mentre facevo un attimo la registrazione, salutavo le persone, mi dicevano: io voglio conoscere Vincenzo perché prima o poi voglio far partire pure io una full startup. Qual è il consiglio che potresti dare a chi vuole fare imprenditoria nel mondo del food? Ok, consiglio. No, allora, il grande tema del food è che se si vuole creare una catena, che oggi secondo me è il problema che c'è in Italia, perché tutti vogliono entrare nel settore del food, ma in realtà si parte solo da una specializzazione di prodotto, o meglio da un'idea che dovrebbe essere un differenziale competitivo, ma secondo me manca una cosa alla base, che invece è quello che ci hanno insegnato e che ci insegnano le grandi catene americane, che è l'ingegnerizzazione del format. Quindi il consiglio che do è partire da un prodotto che può essere ingegnerizzato e standardizzato. Questo non vuol dire che deve essere un prodotto industriale. Questo vuol dire che deve essere un prodotto che può essere disegnato, che deve rientrare all'interno di una serie di operation, e può essere quindi, cioè, risulta uguale sia in tutti i punti vendita e anche nel mondo. Questa è un po' l'idea che noi abbiamo avuto a Monti. Io sono cresciuto in una pasticceria, noi avevamo una pasticceria, e io vedevo che mio padre me lo ripeteva sempre, non erano i proprietari della propria azienda, perché ovviamente dipendevano dal grande pasticcere, dal grande chef. Quindi Cioccolata Italiana è nata proprio con quell'idea, di non dipendere da nessuno. Questo non vuol dire non avere prodotti di qualità, ma vuol dire fare un lavoro a monte sulla selezione delle materie prime e poi capire quali sono i processi di ingegnerizzazione che possono permettere di implementare o di assemblare quelle materie prime in maniera uguale in tutto il mondo. Quindi l'idea principale è quella, cioè il consiglio principale è quello: partite con un'idea che possa essere ingegnerizzata. Quindi ingegnerizzazione, internazionalizzazione, standardizzazione. E invece per quanto riguarda il fatto di Italia, per il fatto di mantenere i valori italiani, sono per un grande vantaggio o ormai tutti sono verso quel mondo lì? Assolutamente, il nostro più grande vantaggio, che finalmente sembra che abbiamo iniziato a comprendere, stiamo iniziando a sfruttarlo, cioè oggi è il nostro momento.
il food italiano fortunatamente è arrivato dappertutto, ma il food vero, cioè il food di qualità, non più gli spaghetti con le meatballs, cioè oggi le persone conoscono veramente il prodotto italiano, quindi assolutamente dobbiamo cavalcare l'onda. Siamo in un boom, secondo me oggi il food è assolutamente in bolla. E questo però non vuol dire che non bisogna appunto cavalcare l'onda positiva e assolutamente internazionalizzarsi. Cioè, è incredibile pensare, io quando vado all'estero vedo che comunque di catene internazionalizzate, noi siamo piccolissimi, abbiamo 20 punti vendita, quindi all'estero ne abbiamo 7, e siamo forse 6, 7, 8 format, cioè è incredibile. E questa difficoltà, cioè questo è un mercato gigantesco, quindi è un qualcosa che dobbiamo assolutamente sfruttare, e da quell'altro lato abbiamo ovviamente dei limiti perché è un mercato da creare. Faccio un esempio: la grandissima difficoltà che sto avendo in questo momento è trovare un management con esperienza, perché in realtà non avendo delle catene di ristorazione, tante catene di ristorazione, fai fatica a trovare del middle management con delle competenze maggiori delle tue. Io per abitudine in azienda assumo solo chi è più bravo di me, quindi adesso abbiamo una quote, quindi prendete fuori il vostro cellulare, avete Twitter o Facebook e lo votiamo direttamente: Vincenzo Ferrieri, assumo solo chi è più bravo di me. Quindi questa, se non arrivi almeno a 20-30 mentions, abbiamo fatto un errore noi, quindi mi raccomando, fatemi fare questa figura. Bene, quanti di voi sono stati a Cioccolati Italiani? Alzate la mano. Guarda quante persone puoi conquistare ancora. Aspetta, quanti preferiscono Cioccolati Italiani a Grom? Bravi. Li ho preparati, ma non è grazia. E ha iniziato ad alzare la mano. Beh, intanto poi l'altro lato è ormai il Gardor, giusto? No, la verità è che chiunque fa gelato oggi deve ringraziare Guido e Federico, che sono appunto i creatori di Grom. Nel settore non se ne parla benissimo, secondo me perché le persone sono ingiuste, ma veramente loro sono stati i primi a creare comunque un'azienda estremamente specializzata e a dare tantissimo valore alla tracciabilità del prodotto, che poi è un filone che hanno intercettato tutti in questi anni, ma loro, c'è poco da dire, sono stati i primi. Quindi se il gelato italiano cresciuto così tanto nel mondo e oggi è addirittura sostituito la parola ice cream, non si dice più ice cream, ma si dice gelato anche all'estero, sicuramente si deve ai ragazzi di Grom. Facciamo un applauso anche ai ragazzi di Grom. Ciao a tutti da Cioccolati Italiani. Bene, e prospettive future? Che cosa è Cioccolati Italiani nei prossimi, non so, cosa sarà Cioccolati Italiani nei prossimi 3 anni? Cioccolati Italiani è un'azienda che continuerà ad aprire punti vendita, cioè questo è fondamentale. Noi facciamo retail e quindi facciamo punti vendita, non pensiamo a un'integrazione verticale, un qualcosa che ogni tanto qualcuno mi chiede. Integrazione verticale in su quale parte? Magari iniziando appunto a andare a produrre magari del cioccolato, comunque creare una cosa. Noi oggi non produciamo i nostri prodotti, noi li progettiamo, che è un altro discorso, lo spiego perché magari noi progettiamo appunto una torta, quindi decidiamo quella che è la ricetta, decidiamo quelli che appunto devono essere i parametri, il diametro, le materie prime, e la dimensione, e poi andiamo a farla produrre da una serie di fornitori, quindi da una serie di laboratori sparsi in tutto il territorio, sia in Italia che all'estero. Questa è una cosa che ho voluto fortemente perché appunto volevo essere molto flessibile e seguire quindi le tendenze del mercato. Ho voluto fortemente perché i miei venivano dal mondo della produzione e io non volevo ritornare alla produzione. Ho voluto fortemente perché l'esperienza che ho fatto nel mondo del private equity mi ha insegnato che tutte le aziende in Italia che soffrivano, che avevamo in portafoglio, erano le aziende che in realtà avevano la produzione in Italia. Purtroppo è brutto da dire, ma l'Italia non è un paese in cui produrre. Questa è una risposta, no, dai, diciamo così, sosteniamo la scena. In realtà stiamo ragionando su quella che è un'integrazione, un'integrazione, perché in realtà abbiamo chiuso un accordo con una piantagione colombiana 4 mesi fa per appunto la fornitura in esclusiva di un cacao molto pregiato. Poi quel cacao appunto verrà spedito dai nostri cioccolatieri, dai nostri laboratori, e verrà quindi lavorato per noi. Quindi abbiamo fatto un'integrazione proprio a monte, e l'idea è quella di creare, di,
diventare proprietari di questa piantagione, auto diventare proprietari della piantagione. Quindi da finanziere a gelataio a contadino. Quindi questa è una bellissima fase in cui quando eri davanti da Bocconi dice che si vuole andare a fare il manager, invece finisce a fare il contadino. Molto bene. Per quanto riguarda... Quando lavoravo nel fondo di Sperateca, il mio capo tutti i lunedì facevamo l'office meeting e diceva: noi non siamo mica cioccolattari. Quando quella festa per 10 occhietere tutti lo sapevano, perché ormai io avevo sul computer solo cioccolato. Slide, sì, non siamo mica cioccolattari, tutti mi guardavano e facevo a breve. Bene, invece un consiglio a tutte le persone che stanno lavorando in queste bellissime grandi aziende, o meglio grandi aziende multinazionali, che hanno una bellissima prospettiva di diventare dirigenti di chissà cosa, cosa consiglieresti? Cosa è stato difficile passare dal mondo del fare indipendente a essere un imprenditore? Allora, a me è stato difficile dirlo a mia madre, quando le ho detto è scoppiata a piangere, tu hai studiato, torni a fare il bar, io ho detto vabbè, cerca di capire. No, per me non è stato difficile, io devo dire la verità, sarei un bugiardo, per me è stata la cosa più bella del mondo, mi sento fortunatissimo e è stata veramente una cosa che forse ho sempre avuto, perché poi quando nasci in una famiglia di commercianti, comunque di imprenditori ce l'hai dentro, e da quando sei piccolo in realtà a tavola la sera non fai altro che parlare dei problemi della caffetteria, della pasticceria, quindi io ce l'ho sempre avuta dentro questa cosa. Non mi sento dare nessun consiglio, cioè io credo che le persone debbano seguire le proprie passioni, perché comunque ci vuole dedizione a tutto quello che si fa. Io credo che uno dei miei più grandi pregi ho una grandissima dedizione per le cose che mi piacciono, quindi fortunatamente faccio una cosa che mi piace e quindi ci metto tantissima passione e mi viene quasi naturale. Io credo che le persone devono fare questo, devono continuare a seguire la propria passione. Se la propria passione è diventare il manager o l'amministratore delegato di una grande multinazionale, devono continuare a fare quello. Se invece sentono che di avere altre doti, altre qualità, devono perseguire altro percorso. Per me ci vuole comunque il coraggio di cambiare, quindi se non state facendo la cosa che vi piace e vi rende felice, assolutamente cambiate. Posso farti una domanda? Per dividere questa parte seria, una parte un po' più divertente, le domande che saranno fatte in questo momento, mi dispiace per te, saranno un po' più complicate. Se non vuoi rispondere non c'è nessun problema, c'è tanta gente che è caduta sul libro preferito, cose del genere, quindi attenzione, senza nessun problema, ridete senza nessun limite. Quindi facciamo delle domande, c'è una falsa in chat, quindi sono domande rapide, la tua risposta cerca di tenerla molto breve, dai la risposta e spiegaci perché. Qual è la tua stagione preferita? Estate. Perché? Perché vado in vacanza, adoro il mare, sto con i miei amici, quindi... Qual è il tuo film preferito? Nuovo Cinema Paradiso. Perché? Perché è uno dei pochi film che mi ha fatto piangere, ha fatto piangere anche mio padre, stavamo insieme a guardarmi, sono quello di piangere, e qual è il tuo libro preferito? Puoi anche dire il mio di 40 anni? No, assolutamente. No, posso dirti il libro che mi ha ispirato di più nell'ultimo periodo, perché secondo me i libri vanno molto a secondo me della fase di vita in cui che stai attraversando. Quindi ti dico Nati per muoverci di Nerio Alessandri, che è il proprietario di Technogym. La biografia è bellissima e lui secondo me è un gioco italiano, assolutamente, cioè è troppo figo. Qual è il miglior complimento che tu abbia mai dato? Veramente difficile. Ti stimo, cioè quando dico a una persona che la stimo, significa che per me è un punto di riferimento. Quindi, qual è il miglior complimento che tu abbia mai ricevuto? Ti stimo. Da chi? Da mia parte. Bene. Se io chiedessi a tua mamma di raccontare chi è Vincenzo, cosa direi? Perché sono uno che ha fatto spendere un sacco di soldi e prima o poi devo ridare tutto, cioè mi ha fatto la laurea dell'università, non sto scherzando, cioè Cristina lavora ufficialmente, lo sarà, l'ha sentito mille volte, mi ama tre volte che passa, dice tu hai sempre quel sospeso, che sono tutti i soldi dell'università, più la bella vita che facevo all'università, è stata abbastanza bella. Se chiedessimo a tuo
200 punti vendita, perché oggi tutta la Google era in aula ad ascoltarmi. Se chiedessimo a uno dei tuoi dipendenti, i tuoi collaboratori... Chiediamo, qua. No, no, per essere cosa di Maria Cristina mi ha scritto un bel messaggio, ha detto che anche lei mi stima. Okay. Non me lo dice mai, ma pensa che sono una persona molto chiara. E se chiedessimo un tuo cliente, cosa direbbe? Di abbassare i prezzi. Io ti ho chiesto di mettere Crema Bologna. Crema Bologna. Fatte richieste più assurde. Tipo? Tipo come mettere Crema Bologna, tipo come entrare nel nostro punto vendita e dire ma fate anche gelato, quando in realtà per entrare devi attraversare un laboratorio di gelateria. Qual è la cosa più assurda che ti sia mai successa? Assurda che mi sia mai successa queste cose qua, nel senso che l'anno scorso mi ha chiamato Ted, credo che conosci tutti quanti a Ted Conference, e mi ha chiesto di fare uno speech. Per me è assurdo, cioè è assurdo anche stare oggi da Google, sapere che molti di voi, anzi tutti, hanno pagato per essere qui. Per me sono cose assurde. Tutti i giorni mi hanno mai dato una lira, quindi... Se fossi una startup, quale startup saresti? Oltre a Cioccolato Italiano? Uber. Come? Perché hanno fatto un sacco di soldi e secondo me hanno veramente colto un bisogno. E se fossi un personaggio storico, potessi essere un personaggio storico, chi saresti? C'è gente, faccio uno spoiler, c'è gente che ha risposto da Gesù Cristo a Giulio Cesare, quindi mi dispiace, lo so, purtroppo prendiamo solo persone scappate di casa. Quindi parlo persone morte, diciamo, che non sono personaggio storico che comunque non è più in vita. No, perché dire persone morte è Michele Ferrero, per ovviamente vicinanza, che per me è anche storico, cioè secondo me vale. Diciamo, vediamo se c'è qualcuno che alza la mano, chi è che non mangia Nutella? Bene, se invece ti volessi fare l'ultima domanda, faccio io, poi dopo lasciamo spazio al pubblico per fare domande. Anzi, io ti chiedessi cosa vuoi fare da grande, cosa mi rispondessi? Allora, vorrei continuare a fare quello che faccio. Cioè, mi piacerebbe creare un'azienda veramente che rimanga nel tempo, cioè io credo che le aziende siano qualcosa che va al di là delle persone, credo che, quindi secondo me è quasi qualcosa di naturale, forse che uno vuole essere ricordato, ha paura della morte, non so, qualcosa del genere, però vorrei appunto che l'azienda fosse veramente immortale, quindi passasse al di là di me, della mia famiglia, dei miei figli, quindi continuasse a durare nel tempo. Io faccio un applauso a Vincenzo e chiedo di... spazio per alcune domande, quindi alzate la mano e una alla volta. Vai, in fondo. Vai, uno di voi, dai. Vai. Alzi i piedi. Grazie. Innanzitutto complimenti e grazie per essere stati molto stimolanti. Ciò che una delle complessità maggiori nell'avere una catena, nell'avere un po' di punti vendita è il gestire tutte le persone che lavorano con te. Che tipo di profili ricerchi come store manager o come collaboratori e come riesci a gestire più punti vendita al di là dei franchising? Il tuo cliente è per te. Allora, il profilo che cerco è... Vediamo anche la domanda che ho fatto a tutti. Quali sono i profili che cerchi e come fai a gestire i tuoi punti vendita dei propri? Allora, il profilo che cerco ce l'ho qua. Antonio è uno dei nostri store manager e... training manager, va in giro in tutto il mondo a formare, a aprire nuovi punti vendita. Sono quindi ragazzi che ovviamente hanno tantissima voglia di lavorare, hanno voglia di mettersi in gioco e sono un po', io dico sempre, scugnizzi nell'anima, nel senso che hanno il coraggio di affrontare anche cose molto più grandi di loro, perché quello che sta succedendo oggi alla nostra azienda spesso è veramente trovarci in ambienti molto più grandi e, rispetto a quello che è la dimensione aziendale, cioè il nostro competitor principale adesso è Starbucks, proprio di fronte a Starbucks.
Quindi assolutamente dei ragazzi che abbiano il coraggio di fare anche qualcosa che non è stata fatta. Come gestiamo la catena? La catena viene gestita appunto con una serie di regole e procedure, quindi con degli store manager che rispondono a un'area manager che ha ovviamente tutta una serie di attività da implementare mese per mese. È complesso perché appunto, come ti dicevo prima, c'è una grande mancanza di middle management in questo settore, quindi le persone che devi creare in casa e anche gli area manager, i store manager li devi in realtà creare tu, perché Olive è a prendere da catene molto più grandi, però sono diciamo settate su dei KPI completamente diverse. Faccio un esempio: se ti prendi da Autogrid, è gente molto legata ai grandissimi flussi e molto legata ai numeri. Noi invece siamo molto più legati ovviamente all'esperienza che si vive all'interno del punto vendita, anche all'estetica, alla pulizia, quindi fai veramente fatica a trovare delle persone che già sono preparate, possono avere una forma mentis, cioè che può essere appunto formata per quello che è il nostro progetto, però è complesso. La verità è anche che io oggi stamattina proprio vedavamo il budget dei punti vendita sia Italia che estero, e all'estero abbiamo ovviamente delle marginalità molto più alte, che ovviamente vi dico perché mi sembra giusto parlare pienamente con voi. Cioè noi all'estero giriamo, i punti vendita girano con quasi un 40% di EBITDA. Okay. In Italia giriamo dal 15 al 20%, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se in realtà se stessimo all'estero con l'azienda avremmo tantissima marginalità in più, e quella marginalità in più significa ovviamente grandissimi investimenti in marketing, grandissimi investimenti in ricerca e sviluppo, grandissimi investimenti in corsi di formazione, quindi eventualmente scuola, accademia e quant'altro. Quindi è un tema non banale, difficile, stata qua, nel senso che la miglior cosa è sempre comunque ingegnerizzarla, quindi creare tutta una serie di processi e di regole che devono essere seguite alla lettera. Uno alla volta, vediamo qua sopra. Ciao, scusa, grazie per la domanda. Volevo chiederti per il prossimo futuro, i prossimi 5 anni, come pensate di crescere? Avete pensato a qualche venture capital oppure solo organico? A parte no, allora fino ad oggi noi siamo cresciuti diciamo 20% attraverso aperture dirette e 80% attraverso aperture in franchising. Da un anno a questa parte abbiamo cambiato la strategia, vogliamo fare 50 e 50, quindi continuare con, cioè aumentare e spingere sull'acceleratore con le aperture dirette, perché oggi comunque il format è rodato e si riesce ad autofinanziarsi, e anche il canale ordinario, quindi il canale bancario, inizia a crederci, è comunque vicino ai flussi, fortunatamente i nostri punti vendita incassano tutti i giorni e quindi riusciamo comunque a finanziarci. Quindi per lo sviluppo dei prossimi 5 anni prevedo aperture in contemporanea, sia in franchising sia punti vendita diretti. Sì, abbiamo pensato a diverse aperture appunto del capitale, sono tanti fondi di private equity che oggi vogliono investire nel mondo del food. Non lo so, io credo che oggi non siamo ancora pronti, credo che oggi i numeri non esprimono quello che è il valore aziendale, non esprimono quello che è il valore che io sento che ha il nostro progetto, e quindi vorrei mantenere ancora per un po'. Se dovessimo aprire un domani il capitale, una cosa che probabilmente accadrà, lo faremo solo per dare comunque maggiore continuità e maggiore spinta all'azienda, cioè per farla crescere quanto più possibile. Io, veramente il mio sogno è creare un'azienda che sia in tutto il mondo, quindi al pari di quelle che sono le grandissime catene internazionali. Diamo spazio anche a una ragazza? Domande? Io non vedo di qua. Questa domanda è questa. Domande di qua? Vai. Domande ce ne sono tante. Però ti alzo in piedi, scusa. Dicevo, domande ci avrei mille, comunque. Una delle cose che mi ha colpito, perché io ti ho studiato con un mio cliente cinese. Ah, ok. Però dalla parte... Il primo. Eh? Il primo. Magari, chissà. Come coniughi il discorso della standardizzazione con la personalizzazione, che mi sembra che sia un altro trend, che questo per esempio è in Argida, in Germania, praticamente. Quindi standardizzazione versus personalizzazione. Allora, diciamo che la standardizzazione avviene nelle fasi principali, quindi è la creazione del prodotto. La personalizzazione in realtà è l'assemblaggio, quindi noi quello che stiamo provando a fare e implementare all'interno del punto vendita è aver standardizzato tutta la linea di produzione e poi dare la possibilità al cliente in realtà di assemblare il prodotto alla fine, quindi banalmente la scelta dei gusti, banalmente l'aggiunta dei topping, banalmente. Quindi la creazione o comunque
l'interazione del cliente per comporre il prodotto finale. Faccio un esempio, abbiamo inserito una nuova linea di coppe gelato lo scorso anno, alcuni piatti devono essere completati dal cliente, come per esempio la sfera magica, che è una sfera di cioccolato dove il cliente versa sopra del cioccolato bollente e la sfera piano piano si scioglie. Quindi in realtà la personalizzazione, o meglio l'engagement del cliente, avviene diciamo con queste chicche, ma non può mai avvenire a discapito ovviamente della standardizzazione e dell'ingegnerizzazione, che continuo a dire non è assolutamente un ridurre la qualità, anzi probabilmente un ampliarla, anzi è un fortificarla, e soprattutto non si riferisce solo al prodotto, ma è tutto un sistema, un insieme di processi e di operation che riguardano non solo il prodotto, ma il servizio, la gestione del punto vendita e l'accoglienza al cliente. Accoglimento di cliente? No, ultimamente non più, mi è capitato però. Però rispondo a qualche mail, ogni tanto quando arriva qualche mail, qualche feedback negativo rispondo. Un cliente si lamentava, già era piccolo, l'ho invitato, ho detto è il nostro ospite, lei e i suoi parenti, ho detto ok, sei un buono per 10. C'è gente. Domande? Vai, Antonio. Allora, tu parli spesso del formato ingegnerizzabile, però come facevi all'inizio a sapere questo è il formato giusto? Perché con la mente di poi è facile dire ok, era ovvio, però quando è un salto nel vuoto è difficile dire ok, facciamo così. Sì, nel senso che no, perché io quando ho deciso di aprire inizialmente una gelateria sapevo che il gelato era diciamo quel prodotto che poteva essere ingegnerizzato, standardizzato, ma in realtà rimaneva ancora in una veste artigianale. Quindi perché lo facevano nella mia pasticceria, lo faceva mia madre e mio padre, quindi sapevo che era una cosa abbastanza standardizzabile. Da lì poi ho applicato quella stessa teoria a tutti i prodotti di pasticceria, quindi non volevo appunto un pasticcere in casa che creava le torte, ma volevo andare da un'azienda e portare la mia ricetta, da lì con il croissant, da lì appunto con tutti i prodotti che abbiamo sviluppato, fino addirittura ancora ai prodotti del food, cioè oggi anche i nostri sughi vengono prodotti fuori e vengono poi portati all'interno del punto vendita. Nel punto vendita c'è solo un assemblaggio di vari prodotti. E come facevo a saperlo? In realtà non lo sapevo, cioè nel senso tantissima esperienza l'ho presa dopo, perché ho fatto una cosa. Io dopo che abbiamo aperto il primo punto vendita, e il primo punto vendita effettivamente andava benissimo e tantissime persone iniziavano a richiedere il nostro marchio, ho cercato una società di consulenza, cioè ho detto qui se vogliamo ovviamente creare una catena dobbiamo cercare qualcuno più bravo di noi. Non vi nascondo che non l'ho trovata, non perché non ce ne fossero, ma perché appunto le fee erano troppo alte. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che ci ha creduto, ha detto guarda, io faccio questo per mestiere, ho realizzato una catena di 80 punti vendita, l'ho venduta e ora sto aprendo una piccola società di consulenza. Io gli ho chiesto di fare il nostro direttore generale, amministratore delegato. Avevamo un solo punto vendita, non potevo pagarlo, ho detto però facciamo una cosa, ti pago in success fee. Cioè tutti i punti vendita che apriamo e tutti i prodotti che noi vendiamo, i nostri punti vendita, le royalties che prendiamo, ti verranno riconosciute in quota parte ovviamente. Lui ha accettato, quindi ha avuto la fortuna di incontrare anche un consulente con una grandissima mentalità imprenditoriale e da lì siamo partiti e ci siamo strutturati così come vi ho raccontato. Questa persona non c'è più oggi in azienda perché abbiamo fatto diciamo i primi 5 anni, secondo me era finito un ciclo, dovevamo iniziare un nuovo ciclo, uscita praticamente un anno fa, e però a questa persona devo tantissimo perché da lui ho appreso quasi tutto. E se oggi Cioccolà Italiana è così ben strutturata, lo dico perché lo vediamo quando riceviamo i complimenti, magari quando chiudiamo gli accordi internazionali con gruppi molto più grandi che hanno già altri marchi in franchising, lo devo a questa persona.